Udinese contro 80 Casual, seconda giornata Summer Cup, girone A. Gennaro Palmieri con suo mancino sul rigore, sulla punizione cercherà di allungare il vantaggio da 2-1 a 3-1. Vediamo, grandissima punizione colpita un po' troppo d'esterno e quindi palla che finisce tra le mani dei portieri dell'80 Casual. Siamo quindi sul 2-1, il punteggio per l'Udinese qui alla metà più o meno del secondo tempo. I 80 Casual, maglia rossa, ma Ivan Maurillo interpreta benissimo l'azione, fa ripartire i suoi, ma perdono la palla. Grande intervento il portiere Giuseppe battezza fuori, grandissimo acquisto a porta da parte dell'Udinese, fungerà per loro anche da procuratore perché probabilmente rinforzerà un po' la rosa nelle prossime partite. Croce mette una palla al centro a cercare i compagni, ma nessuno riesce a intervenire, spazza la difesa dell'Udinese in casacca verde quest'oggi, visto che non si sono ancora organizzati per un completino, per un colore sociale. Ancora l'80 che ce la fa girare benissimo il pallone, ma intercetta benissimo anche lui, incoronato autore della seconda rete del momentaneo vantaggio dell'Udinese. La Pia carica il destro, vediamo, rientra sul sinistro, lui che può scoccare un gran tiro da entrambi i piedi, lo scocca di questa volta di destro, ma finisce di poco al lato, forte e potente la conclusione, ma di nuovo si ripartirà dal portiere. Massimo, palla, sta là portiere dei 80 Casual, vediamo, riparte dal fondo Ciro Tutino verso Croce, ancora sulla fascia destra, salta un uomo, grandissima uscita sicura per il portiere, un kamikaze, ma esce sempre con i tempi perfetti. Il 80 Casual ripartono, prova un tiro cross, il numero 10, ma non riesce a scoccare ed impensierire. Temporeggia il portiere, 2-1, si fanno queste cose, è giusto che sia così, visto che è una partita molto tirata, decisa sugli episodi. Ciro Tutino ingannato dal vento e quindi bravo il portiere a non far intervenire Incoronato che stava facendo preda del pallone. Luca Lapia verso il nuovo innesto, tra l'altro grandissimo gesto di fair play da parte dei 80 Casual che presta, vediamo, infatti sono compagni, presta un uomo, però in veste di spettatore non avrebbe giocato comunque al squadra avversaria, all'Udinese. Quindi c'è il fallo qui nel cerchio di centrocampo, si appresta a battere Ciro Tutino, l'arbitro rettifica la posizione da cui battere. Croce ancora sulla fascia destra, controlla di destra, sgaloppa sul fondo, cerca un cross improbabile col piede troppo sotto, la palla si alza, quindi si ripartirà dal portiere dell'Udinese. Vediamo, grandissimo rilancio per lui a cercare Incoronato, perfetto controllo di coscia, però non dei migliori di Incoronato. Ancora Ciro Tutino fa girare il pallone, questa volta sulla fascia sinistra, cross a cambiare gioco, bellissima l'apertura, ma Incoronato sicuramente uno dei migliori, regala, concede solo una rimessa laterale agli 80 Casual. Ricordiamo il punteggio 2-1, l'80 Casual che prendono un tiro, fanno partire un tiro un po' troppo alto e quindi si ripartirà dal fondo per l'Udinese. Incoronato ancora, controlla bene col destro, però è bravo Tutino a intervenire ed approfittare dell'indecisione avversaria. Ancora Croce sulla fascia destra, si dribbla un uomo, grandissima rete di Croce che fa partire un destro fulminante su cui il portiere non può fare niente, quindi 2-2 il punteggio per il momentaneo pareggio di Croce che con il suo destro fulmineo regala finora un punto alla propria squadra. Udinese sulla palla, Luca Lapia cercherà di ribadire un altro vantaggio, ma interviene bene Ciro Tutino, gioca da terra ma non c'è l'avversario, quindi non c'è fallo. Gennaro Palmieri di destro addirittura cerca di beffare il portiere avversario e chiudiamo qui il collegamento.